Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati anche per Natale. Le sue motivazioni. Vi dico la verità, avevo pensato veramente che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sarebbero riusciti a passare in felicità ed in armonia il Santo Natale. Forse lo passeranno anche in armonia, ma sicuramente non da fidanzati, in quanto si sono nuovamente lasciati, e oltretutto con la solita dichiarazione molto forte di lui. Con lei che invece come di consueto non ha parlato. La cosa strana è che Oriana Marzoli nemmeno una settimana fa aveva dichiarato che l'amore fra di loro andava a gonfie vele, che sono molto passionali, anche se ammetteva che quando litigano, litigano forte. Oggettivamente non sappiamo su cosa abbiano litigato lui. Abbiamo le parole di Daniele Dal Moro che ovviamente parlano di una rottura, ma non specifica i motivi della rottura stessa. Dichiara Daniele Dal Moro sulla rottura. Dovevo andare a Madrid per Natale, avevo comprato il biglietto. D'accordo con Oriana. Poi lei mi ha lasciato, mi ha detto di non cercarla. Più. Che le ho rovinato la vita, che le dà fastidio perfino la mia voce. Che vorrebbe asterisco piuttosto che stare con me. Penso che sia. Sufficiente. Ora basta asterisco e l'asterisco. Ah, e avevo proposto di andare a vivere sia a Milano che addirittura a Madrid, ma non è servito. Quindi per favore basta, basta dirmi di prendere e andare. Ehi, come Ibiza, è stata categorica ma soprattutto ha espresso chiaramente quanto non mi sopporti e quanto stia male con me. Lo cerco l'amore, quello vero. Buon Natale. Daniele Dal Moro ironizza su Oriana Marzoli. La stessa Oriana Marzoli aveva scritto su Thread: auguri di buon Natale a tutti, in questo periodo dove tutto deve essere bello e trasmettere un messaggio di pace al mondo, io auguro a tutti una bellissima giornata, piena di serenità, insieme alla vostra famiglia, con la gente che vi vuole bene e tanta gioia. A cui Daniele Dal Moro ha replicato in maniera ironica: e che la pace del Signore sia con voi e vi guidi a traguardi più luminosi e densi di armonia. Buon Natale, Sua Santità. Dal Vangelo secondo Antonio, secondo Luca, secondo Daniele.